Amici, bentornati sul canale 9000 giri elaborazioni autosportive. Oggi vi facciamo vedere per l'ennesima volta, perché ormai sono, come sapete, le più gettonate, una Giulietta, in questo caso una 1004 turbo benzina col motore da 130 cavalli, sulla quale siamo intervenuti, eravamo già intervenuti precedentemente con la parte elettronica, avevamo già fatto una rimappatura della centralina andando a guadagnare grosso modo una trentina di cavalli e una cinquantina di newton-metri di coppia. Quindi, oltre alla parte elettronica, oggi è il cliente che chiaramente cerca di fare, non è che tutti i clienti arrivano, facciamo tutti insieme in una volta sola. I clienti, giustamente, in funzione della loro disponibilità economica, di una serie di fattori personali, decidono di fare magari delle lavorazioni a step, come in questo caso. Quindi la parte elettronica è fatta, adesso ci ha chiesto di andare avanti con un ulteriore step sempre dentro lo stage 1, quindi abbiamo montato il filtro a pannello, qui abbiamo dovuto togliere il filtro a pannello e messo nella parte bassa, quindi abbiamo montato un BMC a pannello in sostituzione di quello originale, e poi abbiamo fatto una parte del lavoro dello scarico, perché non abbiamo fatto come di solito noi proponiamo centrale terminale, abbiamo cominciato a fare il terminale, il suo terminale era un terminale uscita singola solo da una parte, questo è il suo barilotto, qua usciva l'uscita singola, e noi abbiamo fatto una modifica con un estrattore che chiaramente ha le due uscite destra e sinistra. Questo è l'estrattore invece originale, dove l'abbiamo messo, l'estrattore originale, eccolo qua, che ha un'uscita sola sulla sinistra. In questo caso quindi va montato un estrattore con la doppia uscita, questo è il terminale omologato, dal quale ovviamente parte una derivazione, questa era la derivazione normale, parte una derivazione sull'altro lato che dà appunto la caratteristica come se fosse il 1750, tanto per dire. Quindi con la doppia uscita la macchina, anche esteticamente, quel cliente ha scelto la versione con le uscite brunite da 102 tagliate a 30 gradi, quindi anche a livello estetico è venuto fuori un qualcosa di molto molto bello. Per il momento il discorso del sound cambia relativamente, il prossimo lavoro sarà quello, quindi noi ci siamo giuntati esattamente qua, da qui a monte tutta la linea rimane esattamente uguale. Il prossimo step, come ho spiegato tante volte, è quello di andare a togliere questa parte qua che si chiama centrale, di andare a eliminare questo rompifiamma in maniera tale da avere sempre una rumorosità entro i 75 decibel, che sono proprio il limite di legge, quindi siamo sempre dentro i 75 decibel, però abbiamo una rumorosità un pochino più sportiva rispetto a quella che abbiamo adesso avendo fatto solo il terminale, perché in questo caso il terminale abbiamo ridotto leggermente il silenziatore, questo è rimasto, quindi la differenza tra la macchina stock e un terminale solamente sportivo è abbastanza relativa. Il risultato ottimale, come ho detto tante volte, è quello di togliere anche il barilotto centrale. Quindi direi che anche per questa Giulietta è tutto, poi magari ci riaggiorniamo su altri step. È un cliente che viene da noi ogni 6 mesi, quindi prossimo semestre sicuramente faremo il centrale, gli proponiamo il pedal boost e vediamo un attimo di andare avanti, poi magari saltiamo su altre cose, cioè non è detto che dobbiamo per forza di cose concentrarci solo e esclusivamente sul motore, magari il motore finiamo lo stage 1 con tutto quello che rimane e poi magari andiamo a lavorare sugli ammortizzatori, sui freni, sulla parte estetica, dipende sempre dal gusto e dalla soggettività dei nostri clienti. Per il momento è tutto, vi chiediamo sempre di cliccare sulla campanella, iscrivervi al canale, consultare il sito www.9000giri.it nell'archivio elaborazione, dove troverete più di 3600 schede vettura, dove potete veramente fare una cultura di tutto quello che noi abbiamo fatto in questi ultimi anni. Io direi che anche per oggi è tutto, un saluto, alla prossima!